casa di amici, il salotto di Radio Roma. Bene, rientriamo in diretta. E allora è arrivato un momento, ovviamente, dei compleanni e del segno del giorno. Ci sono tanti bei compleanni, sì, oggi. Sì, oggi ci sono tantissimi compleanni. Partiamo da Francesca Morvillo, ovviamente dobbiamo ricordarla per, come dire, anche non solo il compagno, no? Ma tu il marito, ma tutto quello che c'è stato poi intorno alla cronaca, alla storia, ma soprattutto a quello che era proprio la carriera, no? Quindi la carriera di questa donna magnifica. Condivido. Ho scelto questa foto. Hai fatto bene, condivido. Andiamo avanti con Vinicio Capossela. Tanti auguri. Vinicio. Oh, tanti artisti oggi, Hai visto? Hai capito? Beh, insomma. Proseguiamo ancora, sì, devo dire di sì. Proseguiamo ancora con Elena Barolo. Sì. Fantastica, molto bella e anche molto in gamba. Poi ancora andiamo negli States con Vanessa Atkins, che è stata la star di High School Musical. Sì, sì, ho visto, cioè proprio la standing ovation. Poi Giorgio Colangeli. Sì, attore, bravissimo, straordinario. Un attore a me piace molto. Eccolo qua, fatte tante. Sì, tante fiction. Sì. E poi... E poi c'è... C'è una sorpresa. C'è una sorpresa. Lo facciamo tantissimi dal vivo. Auguri. C'è la sorpresa. A vediamo Sandro un po'. Gobbe, che è con noi in collegamento. Auguri, Sandro. Eccomi qua. Ciao, tanti grazie. Auguri. Ciao, auguri. Auguri anche a voi. Ma che bell'uomo. Tanto compleanno di tu. Ho visto qui un sacco di compleanni. Come mai? Hai visto? Hai visto? Tanti artisti, Dicevo, ma che bell'uomo. Ma che bell'uomo. Va. Ma il fascino del cappello bianco. Bravissimo, intanto salutami Marina, dagli un bacio da parte mia ovviamente. Senti Sandro, sei una donna, quindi te lo posso chiedere, quanti ne fai oggi? Sono già tanti quelli dentro la clessidra, sono 74 oggi. Ma sei un ragazzino, sei un bambino, sei. Senti, ma ancora giochi? Ancora giochi? No, io alleno, sai, in panchina, in panchina si sta meglio, sì, in panchina. La nazionale cantante. Stai meglio. Sì, nazionale cantante. Senti, ci sono delle manifestazioni, diciamo, in questi giorni con la nazionale cantante? Abbiamo appena fatto Empoli con una partita bellissima e ricavato è andato a favore delle persone colpite dall'alluvione che c'era stata appunto un mese e mezzo fa. C'erano grandi campioni come Capello, come Battistuta, come... veramente personaggi importanti, lo stesso allenatore della nazionale, quella un pochino più seria, quella più importante, c'era anche lui Spalletti, e quindi insomma è stata una bellissima giornata, una giornata che ha dato anche un buon ricavato in solidarietà per tutte queste famiglie rimaste colpite dall'alluvione, quindi la nostra opera di solidarietà continua sempre. Lo sappiamo perfettamente. Senti, di cantanti chi c'era? Di cantanti chi Ruggeri e Vallesi, che oramai sono rimasti i due anzianotti insieme a me. Difatti Vallesi ha fatto un minuto e mezzo e poi è uscito. E invece Ruggeri ha retto un tempo. E poi però c'è una schiera di ragazzi giovani molto bravi. Sì, c'è ad esempio uno che sicuramente sentirete presto, perché spero possa avere molto successo a Sanremo, è il 3. È stato Lo conosciamo. Sicuramente, bravo. Sicuramente sì, sì. Lui è uno che ne sentiremo parlare, insomma, credo che... Tra l'altro è anche molto bravo, insieme a Moreno formano una coppia d'attacco veramente molto forte. Sandro, non è che so bravi, è che so giovani, che è diverso. Anche quello è vero, però io alla loro età non correvo così, alla loro età io scrivevo canzoni. Tra l'altro molto bene, ce l'abbiamo un filmato, ti volevo fare... No? Sì, come no, ce l'abbiamo. Ti volevo regalare questo attimo, Sandro, guarda un po' che abbiamo trovato. Ma io devo dirle che, signora mia, sapessi quante volte ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Di notte io volavo nella tua finestra. Beh, ma
che meraviglia, dai. E poi lo sai che adesso da gennaio comincia tutto l'anno di festeggiamenti, perché sarà il mio cinquantennale. Perché io, signora mia, dire, come, ma lo sapevo. Come hai visto risale al 74, quindi sì, insomma tra qualche giorno saranno 50 anni. Come Sandro, si chiama però la tua compagna di viaggio che è lì, che ho visto? Giulia è carinissima, guarda che dottoressa. Giulia, che c'ho, ciao, Giulia, ciao Giulia. Grazie, ciao. Guarda, se verrai a Roma, insomma te la farò conoscere. Tra l'altro oggi siamo orfani anche di un'altra collega che giovedì, insomma, ha altri impegni, però ti farò conoscere anche Eleonora, ci mancherebbe. Volentieri, insomma, prima volta che veniamo a Roma saremo lì da voi, ospiti in radio con Marina. Oh, Sandro, io aspetto un disco per i 50 anni, cioè i successi. Sì, sto preparando una bella cosa, tra l'altro ho avuto un'idea che credo abbastanza originale, ma sarà una sorpresa molto carina. Ti faccio qualche coro, se vuoi ti faccio qualche coro su qualche canzone. No, volentieri, volentieri, facciamo un duetto piano e chitarra e voce. Grande Sandro. Sandro, noi ti facciamo veramente tantissimi auguri di buon compleanno, ovviamente anche per quanto grazie riguarda le festività natalizie, un abbraccio forte, ti voglio bene, lo sai. Quando sarai a Roma, noi siamo qua, ti aspettiamo a braccia aperte. Grazie Maurizio, grazie a voi di questo bel appuntamento e soprattutto di questi meravigliosi auguri che mi avete fatto. Buon grazie proseguimento, buona giornata, un bacione. Grazie, un grazie a Sandro, grazie Giacobbe, ancora. Grazie davvero di cuore, persona splendida, vi posso garantire, persona stupenda. Si bella, vede, proprio, si percepisce. No, ma è proprio una bellissima persona, un animo gentile, un artista di altri tempi, oserei vero, dire. Va bene, continuiamo perché c'è il segno del giorno. Sì, c'è il segno del giorno che oggi è Ariete, per la gioia del nostro Matteo. Ah, vedi? Ariete, novità nel lavoro, colpo di scena. La configurazione porta una ventata di novità nel settore professionale della tua vita, creando un movimento attorno a te e accrescendo la tua popolarità. Ammazza, guardalo qua. Mi fa sentire male. Nel lavoro hai bisogno di giocare su due fronti, da un lato assecondando quelle richieste che ti arrivano da più parti e dall'altro andando a correggere anche alcune scelte che riconsiderate con gli occhi di oggi e non sono più opportune ovviamente, quindi ma hai energia da vendere e tutto ti riesce facile. Un applauso a Matteo. Beh, e a tutti gli Ariete ovviamente. Ariete, segno duro, nel senso, come si dice a Roma, tignoso, di quelli proprio che capatosta, insomma, però la maggior parte delle volte hanno sempre ragione. Bisogna dargli, insomma, dare a Cesare quel che è di Cesare. Pensavo stesse dicendo bisogna dargli uno scappellotto, no, invece no, dargli ragione. Tante volte è difficile fargli capire delle cose, però una volta che l'hanno poi recepite, insomma, ci puoi fare affidamento. Che fatica, Maurizio, che fatica. Senti, che facciamo? Ci abbiamo un allora, po' di curiosità, perché ci sono tanti collegamenti. Ci sono le curiosità, ma oggi è arrivata la posta del cuore, quindi se però tu vuoi posso anche anticiparla. Io so le tue curiosità. Per me, anche dimmi, la curiosità, la posta del cuore, fai tu. Posta del cuore, dai. Allora, iniziamo subito. Cari ragazzi, ho 43 anni, sono sposata e ho due figli. Con mio marito vado molto d'accordo, complimenti. Anche sul piano allora, che non si può perfetto, dire. Allora. Sì, tempo fa però ho conosciuto un uomo in crisi con la moglie. E perché? Perché? Era tutto perfetto? Perché l'hai conosciuto? L'ha conosciuto perché capita, Maurizio. È stato lui a fare il primo passo, a dichiararsi apertamente. Io ero titubante, no, pensavo fosse il classico tipo che ci prova solo per divertimento. Ma più parlavamo e più mi faceva capire che con me non scherzava. In tutti i modi possibili gli ho fatto capire che io sono felice del mio matrimonio, però lui non molla. La mia mente pensa che se dovessi cedere e perderei il rispetto di me stessa. A differenza di mio marito, lui mi fa sentire bene. Non che mio marito mi faccia mancare qualcosa, ma forse la quotidianità e la routine mi hanno spenta. La cosa che mi piace di lui è che non mi conosce fino in fondo e non può giudicarmi. Secondo te, secondo voi, cosa dovrei fare? È anche vero che si vive una volta sola e che tra noi non potrà mai succedere nulla di serio che ci porti a lasciare le nostre famiglie, almeno vale per me. Anonima, carissima Anonima, allora, ho capito che la vita è una sola, ma se si fanno determinate scelte bisogna anche poi prendersi le responsabilità, perché non è detto che una, chiamiamola stupidaggine, possa portare poi a non rompere i rapporti con la famiglia e a non rompere gli equilibri. Se stai bene non vedo il bisogno, insomma, di andare da un'altra parte. Io capisco che lui non molla, però ripeto, no, ma non è tanto quello alle volte.
Io penso che se c'è qualcosa che manca, ma proprio anche un pelino che manca con tuo marito, cerca di risolvere con lui e non lasciarti andare. Se stai bene con tuo marito, insomma, ma sta con tuo marito, punto, dai. Vabbè, lo dice comunque, comunque questo fatto qui, poi ne parliamo anche con Dalina, sì. De Vincentis. Leggevo un articolo proprio qualche giorno fa di uno psicologo e psichiatra importante, cioè uno, sì, che insomma ci capisce, che fa questo da un bel po' di tempo perché c'aveva pure i capelli grigi, e i figli nella separazione, che siano giovani, che siano adulti o quello che sia, ne risentono. Ma certo, infatti ne risentono. Ecco, Danila una volta ha detto, abbiamo discusso ampiamente sul fatto che non è che se i bambini, i figli, mettiamola così, sono adulti, non i bambini. Ma anche i ragazzi di 20 anni. Esatto, è normale che soffrono, perché soffrono un distacco, la fine di un rapporto, no? E quindi, poi ci sono tantissime cose da valutare. Comunque, secondo me, se stai bene con tuo marito non hai bisogno di andare dall'altra parte. Brava! Finalmente, una volta che siamo... Hai visto? Ma questo quel bambino che fa così sotto gli spogliatoi ai giocatori inglesi, che gli dà la mano e poi gli fa Maramao, fantastico. Ho fatto Maramao a Maurizio. Sì, però loro lo fanno a personaggi di un certo calibro, quindi fa ridere sta cosa qua. Vabbè, abbiamo 40 secondi. 40 secondi. Abbiamo una curiosità veloce? Veloce no, richiederebbe troppo tempo, anche perché c'è un'altra posta del cuore che però anche quella, ragazzi. Vabbè. Allora andiamo in pubblicità perché c'è un altro collegamento interessantissimo. A casa di amici, il salotto di Radio Roma.